portare, trascinare il proprio cordone in segno di fede e come voto al crocifisso. Ad attendere, poco più sotto il Santissimo Crocifisso, San Rocco e San Giacomo, usciti insieme dalla Chiesa Madre, hanno raggiunto la Chiesa di Santa Caterina in un percorso lento. Tra poco saranno insieme. Dietro di me. Fermi, ci deve entrare la banda prima. Come vedete i cordoni vengono tirati sia davanti che dietro e sono ancorati al crocifisso. Poco fa abbiamo visto San Rocco e San Giacomo a percorrere gli ultimi metri fino a raggiungere il punto in cui stiamo per giungere, correndo. Una fatica per i portatori, ma un momento di fede che si fa sempre più intensa. Questi sono i tratti un po' più complicati, le vie più vecchie del paese, le viuzze più strette, e quindi diventa tutto un po' più difficile sia per i fedeli, che sono numerosi, sia per i portatori, che hanno poco spazio per muoversi, ma si destreggiano tuttavia con sicurezza, perché molti lo fanno davvero da tantissimi anni. Ci sono tuttavia anche i più giovani, ansiosi di portare avanti questa tradizione. Adesso ci sarà una discesa e poi un percorso in salita fino ad arrivare finalmente alla grande piazza che vedrà tutti insieme il crocifisso, San Giacomo e San Rocco, uno accanto all'altro. 30 aperti, 21. Thank you.
Codino hanno avuto la tua vita. Si procede ancora una volta la strada San Rocco. E adesso avanza San Giacomo. Procederà il Santissimo Crocifisso con dietro i fedeli. Allora noi vi diamo appuntamento tra poco, perché in piazza ci sarà davvero un momento magico, quindi saremo nuovamente in diretta. Adesso ci sarà un percorso in salita, sarà un po' più difficile muoversi. Vi aspettiamo tra poco, vi ricordiamo che siamo a Galati Mamertino per la festa dei Tre Santi.